è vero, ora che abbiamo... Vabbè, questo l'abbiamo catturato per grazia divina. Fammi vedere, aspetta. Vuoi dirmi che ancora non possiamo? E con la mossa speciale? Neanche. Che è successo quindi a Coco e Crunch? Sono andati via? Sono andati via. Vabbè. Presto, Crash, vai sul retro dello sterminatore! Sì, ora, un attimo. Fammi vedere, visto che abbiamo scoperto come muoverci sottoterra, fammi vedere se c'è qualcosa di nascosto, che l'altra volta io sono rimasto solamente fermo in un punto solo, non ci siamo neanche mossi. Vabbè, non saranno molti, ma sicuramente è già qualcosa da mettere da parte, no? Poi abbiamo il 12 per, adesso come adesso, schifo, non ci fa avere 100 per 12. È una bella botta, cioè, ha rifillato quasi da solo praticamente il contatore lì che avevamo. Più che altro, come dicevo, è un po' una fregatura il fatto che se vuoi aumentare Crash devi scendere dal mutante. Una parte è giusto perché nel senso così ti invoglia a tipo potenziare un determinato mutante che magari non ti serve, però una delle sue abilità può essere utili. Il punto è che se devi livellare Crash, devi livellare solo Crash. Un po' è una fregatura. Meglio non cadere in acqua prima. Ma quello è un coso da basket, perché? Da dove è uscito? Ah, no, aspetta. Sì, è basket, stavo dicendo, forse è dodgeball. Perché? È fantastrepitoso, non toccarlo! Perché? Aspetta, ma... Torna qui! Tra l'altro, è una delle macchine che c'era in Tag Team Racing, quella. Crash, lo sapevi che se calcoli bene i tempi di un attacco puoi respingere i proiettili? Va a cagare. Ora lo sai. Va fottiti. Non ti preoccupare. Ma povera Coco! Crash, non dimenticare che in luoghi come questo puoi usare la tua creatura per congelare l'acqua. Vabbè, certo. Aspetta. No, questa no. Cioè, solamente questa possiamo. Dai. Sotto mania. Le brutto maniaco. Almeno è caldo, sì. Vabbè, un bel po' gliel'abbiamo dimezzata la vita, dai. Qual è il tuo problema? Mi scoccia un sacco, però. Ehi, spero che non abbia lasciato la cicatrice. Ma vaffanculo, Coco. Di questo passo diventerò la nuova star della serie. Così dovrete tua sorella. Liberate. Ecco fatto. E Pau. Coco, sei di nuovo normale. L'NV ti ha imbottito di aura negativa. Percepivo in te l'influenza di mio fratello. Oh, ma era così divertente. Sei sicuro che fosse una cosa brutta? Oh, sì. Mancavano solo le corna. Oh, accidenti. Che rabbia. La cosa più divertente del mondo è cattiva. Beh, certo. Ancora sotto il controllo dell'NV. Dobbiamo scoprire dove sta andando. Rilassatevi, ragazzi. Ho un piano. Userò l'occhio per violare la rete dei cattivi. Un attimo. Ho trovato qualcosa. C'è un video nel blog di Cortex. Sentiamo. Cortex ha un blog? Esatto. Certo. Va di moda tre, ragazzi. Beh, andava di moda due. Boia. Esatto. Non l'ho mai saputo. Neanche nel 2006 Sorpresa. Andava di moda nel blog. Guardate ormai. Questo. Era una roba vecchia già. Stava già iniziando a uscire Facebook e i primi social. C'è un pezzo di lattuga nel water. Ma chi è che mangia un panino mentre fa la pipì? Davvero, eh?
Comunque, scagnozzi, rieccomi a voi rinato, rinnovato, restituito al male. Mago fortexato. Ma dai! E mi sono riconciliato con un vecchio collega. Ecco a voi, Nitrous Brio! Il dottor Embrio! Embrio! Perché sono un tipo brioso? Senza dubbio mi ricorderete come il creatore del raggio Evolvo. No, ti ricordo come il doppiatore dello squalo martello di SpongeBob. Io ho inventato il raggio Evolvo, le tecniche di mutazione genetica che quel traditore di Cortex usa ancora oggi. Io ero nel primo gioco! Il mio adorato mutagene. Sono felice di essere di nuovo qui. Nel primo gioco sarò io! È da un pezzo che non facciamo qualche bella cattiveria. Ne ho parecchie di cattiveria in mente. E ora vi presento... L'NV! È fantastico! L'ho progettato io e ne voglio quattro! Con questo posso creare mutanti ancora più potenti. È interamente sotto il mio controllo. Guarda. Boiede! Quello è il melmoso, probabilmente. Guarda questa roba, eh? Sta a vedere. Ma dai! Cortex, che significa tutto questo? Lasciami andare subito! Una volta io guidavo questa operazione! Ed è ora che ne riprenda le redini. Sì, dacci dentro, dottor Cortex. Carta, sasso e forbici. Carta, batte, sasso. La carta non ferma i sassi. Questo non ha senso! Non ha senso neanche questo video, però vabbè. Sarò per questo, Cortex. Di addio alla tua vita. Oh cielo! Quando si dice un personaggio privo di spessore. Quella battuta l'ho scritta io. Guarda, niente di personale. Ho solo bisogno di una fonte di aura cattiva per alimentare l'NV. Ah beh, certo. Embrio, devi tenere occupati i Bandicoot. Usa il nostro piano segreto. È tanto segreto che non è ancora stato inventato. Ma aspetta, Cortex. Come metteremo questi dispositivi in testa ai mutanti? Oh, ma questo è facile. Glieli daremo. Sto gas verde, scusami. La mia milza. La milza. vabbè. A quest'ora potrebbero esserci NV su tutta l'isola. Dobbiamo trovare il modo di distruggerli alla fonte. Ma come facciamo? Credo di sapere a chi possiamo chiedere. Non avrei mai pensato di dirlo, ma... A Nina? Andiamo a parlare con Nina. Coco! Quell'NV ti ha fritto il cervello? Ascolta, sarei ferri corti con Cortex dopo quella litigata. E poi, è la nostra unica pista. Vabbè, certo. Lui non sembra molto convinto. Però, giustamente... Missione completata, salva Coco e Crunch. Vabbè, wow. Beh, Crunch non molto, però. Potere alle ragazze, hai salvato Coco. Mi scoccia aver perso purtroppo il mio counter 12x, però. Vabbè, non ci possiamo fare molto altro. Ma perché ogni volta, vabbè. Ehi, bug. Vediamo dove finiamo. Posso? In luoghi come questo puoi arrampicarti dritto verso l'alto. Vedi? Non devi saltellare di qua e di là. Però non posso farlo col mutante. Lo dobbiamo fare a piedi. Attaccatelo. Cretino di merda, ti spacco la faccia. Mi scoccia aver perso quel moltiplicatore, però. Mi scoccia veramente un sacco. Perché al momento sarebbero stati un bel po' di punti in più. No, di qua Crash, per favore. Salta di qua. Bravo. E via. Andiamo a menare altri stronzetti per aumentare il mio counter. È andato avanti da solo. Non è stata colpa mia. Allora, credo che qua sia una via di ritorno.
Però ci ho sperato di poter salire. Aspetta. No, non ci arrivo. Ecco fatto. Ok, la roccia si muove, però non c'è niente di sotto, peccato. No. Ah, calmo. Che poi devi continuare a menarli quando sono a terra, perché così ti aumenta comunque il counter. Che fregatura prima però. In realtà che fregatura anche con la dinamite, perché non l'ho colpita io. È andato avanti lui con l'artigliato e... Tra l'altro ci sta per crepare questo. Spero di salvarlo il prima possibile. Spero di trovare almeno una cura. Non mi va di perderlo. Ehi, braga braga. Allora, ah, così funziona. Il bendicoso. Ecco qua, vabbè, non saranno molti, ma... Ah, posso farlo anche io a piedi, fantastico. No, niente, niente da fare. Probabilmente ci deve essere un modo diverso per arrivare là sopra. Scendi di sotto. Quanto sei cattivo tu. Madonna mia, ti spacco la faccia. Stai buono. Tra l'altro il frutto gli ha ricaricato tutta la vita. Incredibile. Allora, vabbè, meglio averne due che non averne nessuno, giusto? Ricorda che puoi conservare il tuo titano per portarlo con te nelle aree che solo tu puoi navigare. Ma va. Il problema è che posso averne solo uno. Quindi ho dovuto abbandonare uno dei due. Aspetta. Che fregatura. Aspetta. Ecco qua. E via. Allora. No. Vabbè. Dammi. No. Ma a parte perché... Vabbè. Stavo chiedendo perché mi si è resettato il mio counter a 2. Vabbè, guarda, ormai. Ah, perché mi ha colpito questo. E chi l'aveva visto? Ma scusami. Era talmente sottile e messo in prospettiva che non l'avrei visto mai. Maledetti. Avevo 14 per... Perso così, per grazia divina. Vabbè. Mi rifaccio su sti cosini adesso. Oh, ho sentito Claudio Moneta. Ho sentito la voce di Sponge, proprio. Oh, il super pugno. Ecco qua. Bon, prosegui e vediamo dove andiamo. Preso, perfetto. Vabbè, non era quello che doveva... Vabbè, non cambiava nulla. Ma se la congelo l'acqua? No, eh. Vabbè, ci abbiamo provato. Ok, no, non c'è nulla. Proseguiamo allora e via. Vabbè, un water slide in pratica. Siamo arrivati nel regno di ghiaccio. Avanziamo ancora un po' e vediamo dove arriviamo. Fammi indovinare. Ma solo i tizi di ghiaccio? Dai, non ho fatto... Mi è scivolato da solo. Ecco qua. E sto cristallo scuro? Pensavo di poter farci qualcosa. Sbrigatevi, schiavi mutanti. Tutti i mutanti devono essere sotto il controllo dell'NV. E vai. Sì, vai. Bella sorella. Eccoli che arrivano, prepara. Ma dai. E giù. Lo prendo solo per prenderlo, in realtà non è che mi serva. Vieni qua. Madonna. Lo starnuto è straveloce e soprattutto puoi spammarlo quanto cacchio di volte vuoi.
Vieni qua. Madonna mia, quanto ti sta bene. Vieni qui. Morto? Credo di sì. C'è qualcun altro? Ah, Crash, giusto. Non dimenticare che in luoghi come questo puoi usare la tua creatura per congelare l'acqua. Grazie, non l'avrei mai detto. Non ci avrei mai pensato se non tu non me l'avessi detto. Mio caro bel faccino. Calmo. Non scivolare. Che poi vabbè, per il momento abbiamo 9 per... Non è molto, però. Meglio che nulla. Grazie. Grazie. E... Grazie. Ecco qua. Dai che gli manca poco per salire di livello. Anche il nostro bel pupazzone di ghiaccio. Uccidiamo il maialino. Uccidiamo il maialino. Nuovo potenziamento. 2 di 5. Dai, 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 dai. Sì, 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 non farmelo sprecare però. No, è finito il timer. No, ce n'è ancora. Non farmelo sprecare, mi raccomando. Ho un 22 per. Fammelo tenere ancora per un po'. Ecco, appunto. Vabbè, vabbè, vabbè. Abbiamo fillato un bel po', dai. Non mi posso lamentare. Ma altri mutanti che non sia artiglio qua di ghiaccio ce ne sono? O ci abbiamo solo lui per un bel po'? Posso congelare l'acqua senza cadere? No. Ecco qua. Più che altro devi fare attenzione con lui che... È un attimo che scivoli di sotto. Posso arrampicarmi? Sì, posso arrampicarmi se lui si posiziona nel punto giusto. Ecco qua. Allora. Tac. Ok, dobbiamo girarlo ancora un po'. Devi fare solo attenzione a non cadere, per favore. No. No. Ok, stupido topo ragno brutto. Che se mi facevo colpire alla schiena da sto coglione mi sentivo coglione io. Ecco qua. Dai, siamo arrivati al conservatorio del ghiaccio. Nina si trova qui, ci aiuterà, non lo so. Secondo me sì, ma solo per fare cattiveria allo zio che si è comportato da stronzo. Allora, qua devi camminare piano piano. Calmo. È un attimo che qua va più veloce e ti fa cadere di sotto. Via. Che culo. E baga baga. Facciamo cambio un attimo che così ricarichiamo anche l'altro. Bel posto. C'è un punto di salvataggio, eccolo lì. Cosa siete? Dei mini furri. Dobbiamo scoprire dov'è la scuola di Nina. Prova a parlare con i mutanti locali. Va bene, ci parlo tra poco.